Nel mondo la biodiversità si sta progressivamente riducendo. In un secolo si sono estinte 300.000 varietà vegetali. Solo nel nostro paese sono a rischio di estinzione, ad esempio, oltre 2.000 varietà tra animali e vegetali. Negli ultimi 50 anni sono sparite almeno 80 razze tra bovini, caprini, ovini, suini ed equini. Molte razze antiche e varietà locali sono a rischio scomparsa perché soppiantate da varietà più produttive adattate ai sistemi di allevamento e coltivazione intensivi e alle regole del mercato globale. La scomparsa di una varietà o di una razza è una perdita per l'intero territorio. Custodire o portare a produzione una pianta rara, così come tornare ad allevare un animale in via di estinzione, vuol dire quindi salvare un patrimonio economico, sociale, culturale, straordinario. La CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, su questo tema ha promosso ad Urbino un convegno, la biodiversità per le filiere zootecniche dell'Appennino, che si è svolto presso il Palazzo del Collegio Raffaello. Iniziamo un percorso di convincimento rispetto a chi gestisce le politiche e quindi anche le risorse della grande importanza che ha il territorio non solo per l'agricoltura ma anche per l'intera società. Il tema della biodiversità è un tema che coinvolge ormai tutta la nazione. Biodiversità, come abbiamo sentito, non è solo alimentazione ma è anche, passatemi la battuta, un turismo visivo.